Buona ziua, Simona. Buona Buona ziua. ziua anche agli altri. Buona ziua, dottor. Vamos. V-am contactat pentru fiul meu, Vlad. Are 19 ani și, din păcate, este instabil psihic și emoțional. Vi ho contattato per il mio figlio Vlad, che ha 19 anni e è instabile dal punto di vista psichico e emozionale. El a fost diagnosticat cu autism în urmă cu 4 ani, la vârsta de 15 ani, și tot atunci a primit mai multe diagnostice medicale. Tulburare obsesiv-compulsivă, sindrom de opoziție sfidare, depresie, ansietate. Lui è stato diagnosticato 4 anni fa, all'età di 15 anni, con autismo e poi ha avuto tutta una serie di altri diagnostici come depressione, ansietà e non mi ricordo cos'altro ha detto. Da, iar de un an de zile, după ce am împlinit 18 ani, a primit și diagnosticul de tulburare de personalitate borderline. E a 18 anni ha ricevuto anche il diagnostico di borderline. Tot atunci, deci după 18 ani, pare să fie un prag în dezvoltarea lui. Nu știu ce s-a întâmplat atunci, dar de atunci au început să i se agraveze manifestările. È stato come un momento, diciamo, importante, quell'età, perché tutte le cose si sono aumentate e aggravate, diciamo. Pe lângă violența verbală, a început să devină agresiv și fizic uneori. Ha degli episodi di violenza verbale e anche violenza fisica, qualche volta. Ca urmare, discernământul lui este grav afectat și de aceea am solicitat această sesiune pentru el, dar fără a-i cere acceptul. Quindi il suo discernimento è gravemente toccato, quindi io non gli ho chiesto, non abbiamo il suo permesso, Certo. diciamo. Printre punctele care mă interesează, pe primul loc aș plasa sentimentul de vinovăție. El se simte vinovat de mic copil, dar se exprimă exact invers și încearcă să, și nu încearcă, chiar aruncă vina pe toți ceilalți, reproșându-ne nouă părinților pentru faptul că el a apărut pe lume. Da? El spune, chiar spune, eu nu am dorit să mă nasc, adică da, spune foarte serios, foarte convingător, voi sunteți de vină că m-ați făcut. Vlad ha diciamo, c'ha un senso di colpevolezza molto forte da quando era piccolo, si esprime tutto l'incontrario però, lui butta la colpa su di noi per qualsiasi cosa, addirittura ci rimprovera e dice che è colpa nostra per tutto quanto quello che succede e dice anche che lui non ha desiderato nascere e che è colpa dei genitori. Tot în același context, el de curând a început să spună că Dumnezeu nu există, nici îngeri, nici Jesus, cum spune el, și asta sigur că îl aruncă într-un soi de disperare, fiindcă conștientizează că, indiferent ce face el, Universul își vede de treabă înainte și este teamă că se va reîncarna într-o formă de viață inferioară celei în care se află acum și în care nu se simte deloc bine.
Lui afferma che Dio e Gesù non esiste e la butta così come una specie di disperazione perché ha paura dice che la morte non è una via di uscita e comunque ha questa paura di reincarnarsi e di reincarnarsi in uno stato inferiore di quello di adesso. Se simte frustrat, de multe ori, chiar cuvântul acesta îl folosește, se simte torturat, uneori chiar în vis, se simte torturat de demoni. Nu poate să-mi verbalizeze, să-mi descrie exact, dar a folosit expresia asta de multe ori. El, neinteracționând într-un mod, știu eu, absolut acceptabil cu ceilalți, evident nu are prieteni, nu are niciun prieten, nu a avut niciodată și nu are o iubită și e foarte frustrat. Lui è molto frustrato, proprio lui usa questa parola e si sente torturato nel sogno dei demoni e altre entità, non può verbalizzare, esprimere, spiegare, è molto frustrato anche perché non ha degli amici e una ragazza. De mic copil îl vedeam că se înspăimântă, mai ales în urma certurilor, să spun așa, dintre noi. Îl vedeam cum reacționează exagerat, efectiv se transfigura, era înspăimântat și ulterior mi-a spus că vedea cum ni se schimonosesc fețele nouă celor din jurul lui. Și în special mie, ca mamă, îmi spunea că mă vede ca pe o vrăjitoare. Quando litigavamo, lui era proprio orripilato e si esprimeva in un modo esagerato, dicendo che i nostri visi stanno proprio cambiando. Mi diceva addirittura a me come madre che mi vede come una strega. Și mai am doar două punctare, probleme cu memoria, adică uită chestiuni importante pentru el, deși este capabil să țină foarte multe detalii din filme, de exemplu. Este un mare amator de filme. C'ha dei problemi con la memoria, si dimentica facilmente cose molto importanti per quanto lo riguarda, invece si ricorda delle piccolezze, diciamo, dei dettagli dei film e così via, perché lui è un amante del film. Ah, și ultimul aspect, dar nu neapărat ultimul, că e importanță, de mic copil îi transpiră foarte tare, îngrozitor de tare palmele și tălpile. Foarte, foarte tare și asta este iarăși invalidant. Și la școală își uda foile, nu putea să scrie pentru că le uda efectiv. E un ultimo aspetto, diciamo, ma non ultimo come importanza, da quando era piccolo sudano tantissimo, ma proprio tanto tanto, le mani e i piedi, e quindi è una cosa molto invalidante per lui. Ok, va bene, se non, dimmi. Se non c'è altro possiamo cominciare. Dacă nu mai este nimic, putem începe. Allora, non conosco la tua suscettibilità ipnotica, Simona, comunque ti invito a entrare in ipnosi insieme ad Angelo. Nu cunosc susceptibilitatea ta hipnotică, însă te invit să intri în mediul hipnotic împreună cu Angelo. Ok. Quindi rimarrai con gli occhi chiusi durante la sessione, io ti farò delle domande ogni tanto per vedere se stai entrando insieme a noi. Rămâne pe tot parcursul sesiunii cu ochii închiși, iar eu din când în când îți voi pune întrebări pentru a vedea dacă ai intrat în mediul hipnotic. Se riesci a mettere il computer non sul corpo, sulle gambe, ma su un punto fisso meglio, perché sennò comincia a muoversi e dà fastidio agli occhi. Dacă ai putea să pui computerul pe ceva fix, nu pe picioare sau pe abdomen. Ok, am făcut asta acum. Ok, benissimo. Adesso io conterò solamente da 10 a 1, non darò nessun tipo di suggestione e voi vi rilassate. Acum eu voi număra simplu de la 10 la 1, nu voi da niciun fel de sugestie, iar voi vă relaxați. 10,
18. Adesso io conto da 1 a 3. Con il mio numero della 1 alla 3. E mentre conto, tu vai ad un ricordo o Un tince numero, emerge la o a mentire, sa la un vis. Cosa stai ricordando, Simona? Certamente, Simona. No, non viene nemmeno ciò a mentire. No, non mi arriva nessun tipo. Bene, rimani così, con la mente vuota. Romo e Asha, cominta uguale. E adesso Angelo comincia a entrare in ambiente ipnotico, ti cerca, ti identifica per codice genetico. E ora con Angelo va a entrare in medio hypnotic, take out, ci te identifico per intermedio il codice genetico. Angelo, dimmi come vedi Simona. Angelo spone come vespe Simona. Non la riesco a vedere in questo momento perché sono da un'altra parte. Non può vedere in questo momento dentro questo in un'altra parte. Dove sei finito? E iniziato Undesti. tutto. Scusa. Undesti. È iniziato tutto con un fastidio enorme all'occhio destro. Hanno saputo tutto il cuo, ci va forte derangiante a livello oculi dritto. E poi ho proprio visto una scena molto, molto dura. Dopo che abbiamo visto lo scena forte, forte dura. Io mi vedevo da fuori. Io mi vediamo di una fara. E mi stavano togliendo un occhio con un coltello, il destro. Scotteau occhio drept,
un cuzzito. Ok, osserva il codice genetico di questa persona a cui stanno cavando Observo codul genetic al acestei persoane care îi scoteau ochiul. l'occhio. È il figlio di Simona, posso nominarlo? Este Ok. fiul Simonei. E Vlad. Sta continuando la scena. Lasciami con la parte subliminale di Vlad. Lasciamo occuparti a subliminare il Vlad. Vlad. Agitazione, tanta agitazione. Molta Tanta. agitazione, molta agitazione. Tu Simona, lo vedi? No. Tu Simona al vez? No. Lasciami con Angelo. Lasciamo. Angelo. Sì, io ci sono. Cerca Simona, la identifichi per DNA e poi le chiedi di riconoscere suo figlio Vlad. Cauto per Simona, identifica il codul genetic e poi spune să îl identifice pe Vlad. Non riesco a vederla. Non riesce să o vad. Bene, se lui è suo figlio, deve trovare un contatto, una relazione tra lui e lei. Dacă el este fiul său, trebuie să aibă un contact, o relație cu el. Che brividi! Si sta intrecciando la storia che vedevo prima con la loro storia attuale. Mi s-a făcut pielea de găină. Este ca și cum s-ar uni ceea ce vă povesteam mai devreme cu ceea ce se întâmplă acum, actual, în viața lor. Succede? Ce se Allora, întâmplă? gli hanno cavato l'occhio e glielo hanno fatto mangiare. I-au scos ochiul și l-au dat să-l mănânce. Să-și-l mănânce. Perché lui stava spiando la figlia del capo tribù, che mentre era nuda. Deoarece el o spiona pe fata șefului tribului de unde erau în timp ce era nudă. Come si intreccia nella storia della vita attuale? Și cum se interacționează cu istoria attuale. Quando cercavo Simona ho trovato quella ragazza che il ragazzo stava spiando. Când am căutat-o pe Simona, am găsit-o pe acea raga, pe acea fată pe care o spiona el. Va bene, lasciami con Vlad in quella vita. Lasă-mă cu Vlad în acea viață. Come ti chiami? Cum te numești? Andrei. Andrei, quanti anni hai? Câți ani ai? 14. 14. Perché ti stanno trattando in questa maniera? Ti stanno facendo del male? De ce te trattează in acest fel? De ce ti fa greu? Sono innamorato e stavo spiando, mi stavo masturbando. Pentru că sunt îndrăgostit, o spionam și mă masturbam. Chi ti ha scoperto facendolo? Cine te-a descoperit făcând asta? Un servitore. Un servitor. Chi stavi osservando? Și pe cine observai, spionai? Catherine, è la figlia del capo. Pe Catherine, este fica șefului.
Vai avanti al momento in cui ti stanno facendo mangiare il tuo occhio. Mergi in te, pur nella momento l'uncare te fax zmonunci proprio l'occhi. Osservati dall'esterno. Osservate in exterior. Dall'esterno non provi dolore. Din afara corpului tău nu simți durere. Sei solo uno spettatore. Ești doar un spectator. Dimmi cosa vedi. Spune-mi ce vezi. Io divento pazzo dalla sofferenza. Io simt că nebunesc, nebunesc de atâta suferință. Dimmi se vivi dopo questo trattamento. Spunem dacă mai trăiești după acest traumatism. Sì, sopravvivo, ma sono completamente fuori di senno. Da, supraviețuiesc, însă sunt complet în afara oricărui, nu mai am niciun Vai al sens. momento della tua morte. Mergi la momentul morții tale? Quanti anni hai? Câți anni ai? 42. 42. Di cosa stai morendo? De ce mori? Sono vecchio in quell'epoca storica, siamo nel 912 in territorio barbaro, oggi diremmo Germania. Sono vecchio e molto malato. Sunt bătrân, bătrân și foarte bolnav pentru acea epocă. Suntem pe teritoriul barbar, Germania de astăzi, suntem în jurul lui 912. Ok, adesso. Ma io non capisco neanche di essere. Sono completamente fuori di testa. Sunt complet nebun, non înțeleg absolut nimic. Quando lasci il cadavere, cosa fai? Dove vai? Când îți lași corpul, ce faci? Unde te duci? Sto cercando Catherine. O caut pe Katrin. Catherine è ancora viva sulla terra o no? Katrin este încă vie pe pământ sau nu? Da. Sì, è bellissima. Da, este foarte frumoasă. Catherine è sposata, ha figli? Katrin este maritată, are copii. Sì, io Ok. per lei sono invisibile. Da, dar eu pentru ea sunt invizibil. Cosa fai? Rimani con lei o vai via? Și ce faci? Rămâi cu ea sau pleci? Vado via perché non posso, non riesco a restare. Plec pentru che non pot rămâne. Bene, dove vai? Unde te duci? Vengo attirato in una specie di passaggio dimensionale, entro là dentro e mi sento risucchiare. Sunt atras ca un fel de pasaj dimensional unde sunt subt, efectiv. Ok, osserva se ti reincarni. Observă dacă te reîncarnezi. Sì. Sì, adesso in Vlad. Da, mă reîncarnez acum ca Vlad. Tra la vita di Vlad e la vita di Andrei, cosa hai fatto? Între această viață ca Vlad și cea ca Andrei, ce ai făcut? La risposta è non mi hanno usato. Răspunsul este nu m-au folosit. Vai al momento in cui si decide la tua reincarnazione in Vlad. Mergi la momentul în care se decide reîncarnarea ta ca Vlad. Dove sei? Unde ești? È un laboratorio a tutti gli effetti, è un laboratorio. Într-un laborator. Cosa fai lì? Che succede? Ce faci acolo? Ce se întâmplă acolo? Io so di essere lì, ma non sono presente in termini fisici.
Eu știu că sunt acolo, dar nu sunt prezent în termeni fizici. Scusami, dove sei? Scusami, unde ești? Sono dentro un Ah, laboratorio, laboratorio, sì. C'è ma qualcuno? Vabbè, c'è so qualcuno lì? di C'è esserci. qualcuno lì? Sì, Este cineva acolo con te? è No. Chi affollato. dà forte molto lume. Chi è il responsabile di questo laboratorio? Cine este responsabilul acestui laborator? Beh, è un'immagine molto strana perché sembra un granchio, ma proprio un granchio, come quelli che vediamo in spiaggia noi. Oh, è un'immagine forte ciudato. Responsabilul este un rac. Un rack di acei pe care îi vedem pe plajă. Osserva chi è che ti spinge ad andare sulla Terra a reincarnarti come Vlad. Observo cine te împinge să te reîncarnezi pe pământ ca Vlad. C'è una riunione dove stanno decidendo dove destinarmi e lo fanno praticamente per tutti, cioè è molto accurata la selezione delle destinazioni. Văd că este o reuniune unde se decide pentru noi toți cei de acolo punctul final unde ne vom reîncarna, destinația, și văd că este foarte bine, bine pusă la punct pentru fiecare din noi această destinație. Fammi parlare con il responsabile del laboratorio. Lasă-mă să vorbesc cu responsabilul laboratorului. Qual è il tuo nome? Care este numele tău? Astor. Astor, cosa state facendo ad Andrei? Astor, ce-i faceți lui Andrei? Selezioniamo le accoppiate giuste. Selecționăm perechile corecte, să Qual è zicem. l'accoppiata di Andrei? Și care este perechea lui. Lo facciamo nascere dalla donna per cui praticamente è impazzito. Îl face in practic să se nască din femeia care l-a innebunit. Perché? De È una garanzia di sofferenza. E ce? Aceasta este o garanție a suferinței. perché ridi? Și de ce râzi? Trovo divertente il mio lavoro. Pentru că îl găsesc foarte frumos și mă distrez cu munca mea. Chi vuole questa sofferenza? Cine dorește această suferință? La sofferenza è l'obiettivo per sostanzialmente rendere il vostro pianeta adatto a noi. Suferința este obiectivul pentru a face această planetă să fie pe placul nostru. Da dove venite? De unde veniți? Non so rispondere in termini di collocazione precisa, ho visto delle galassie lontanissime, c'è cioè una cosa, è stato tantissime stelle, però non mi è arrivato un nome. Nu aș ști să-ți spun precis punctul. Am văzut o galaxie foarte, foarte îndepărtată, multe, multe stele. Astor, che ha fatto Andrei fino adesso? Astor, ce a făcut Andrei până acum? Lo abbiamo tenuto in stand-by. Perché L-am ținut în stand-by. tutto questo tempo? Loro. De ce tot acest timp? Loro non hanno la percezione del tempo. Noi usiamo le accoppiate che ci servono e per lui non è stato possibile prima di adesso riuscire a offrirgli un'opportunità come questa. Ei nu au percepția timpului și nu am găsit o oportunitate pentru el până acum mai bună. Lasciami con Angelo.
La siamo con Angelo. Angelo. Sì, sono qui. Osserva Vlad adesso nel presente. Osservo il Pevlada come un presente. Sì. Osserva qual è la causa esoterica, il dettaglio del suo borderline. Osservo causa esoterica, dettaglio entro borderline, non so. L'aspetto della rabbia incontrollabile è collegato al rapporto con mamma. Ok. Aspectul furiei necontrolate este legat de mamai lui. Lasciami con Vlad nel presente. Lasă-mă cu Vlad în prezent. Vlad. Perché sei arrabbiato con tua madre? Vlad, de ce ești supărat? Furios pe mama ta. Non sono invisibile per lei, non le interesso io. Pentru că sunt invizibil pentru ea, nu o interesez. Perché dai la colpa a tua madre? De ce o învinuiești și dai vina tot timpul pe mama ta? Perché mi ha messo lei al mondo così. Pentru che ea m-a adus pe lume așa. Lei è la colpevole della Poteva non tua farlo. sofferenza? Putea să nici nu o facă. O învinuiești pentru suferință? Problema sono io. Nu, problema sunt chiar eu. Perché gli dici a tua madre che hai paura di reincarnarti? De ce îi spui mamei tale că ți este frică să te reîncarnezi? Perché sento che è la cosa peggiore che possa accadere. Pentru că simt că acest lucru este cel mai rău lucru pe care ar putea să se întâmple. E tu che ne sai? Perché dici così? Dar tu ce știi? De ce spui așa? Lo so, è un'informazione che ho dentro di me. Știu asta, este o informație pe care o am înăuntrul meu. Chi sono questi demoni che ti torturano? Cine sunt acești demoni care te torturează? Continuano a venire, continuano a torturarmi. Adesso io sto cominciando a sentirmi sdoppiato. Ei vin și mă torturează în continuu. Acum simt ca și cum aș fi dublat. Mi sento qui e però mi sento anche bloccato dentro quel posto dove ero prima. Mă simt aici, dar simt ca aș fi și acolo unde eram blocat mai devreme. Ok, adesso Vlad, noi ci facciamo una bella passeggiata. Acum, Vlad, noi vom face o călătorie. Nessuno vuole farsi una passeggiata con me. Nimeni nu vrea să facă o călătorie cu mine. Come ti permetti? Io sarei nessuno? Cum îți permiți? Eu sunt nimeni. Andiamo a farci una passeggiata. Hai să facem o plimbare. Adesso andiamo indietro nel tempo. Acum vom merge înapoi in tempo. Andiamo a trovare tua madre. Și vom merge să o întâlnim pe mama ta. Andiamo a trovare tua madre nella vita di Vlad, però nella vita di Andrei. Vom merge să o întâlnim pe mama ta în viața ta ca Andrei. Eccoti qua. Am ajuns. Ciao Andrei. Un Andrei. Come stai? Cum te simți? Io sto bene. Ma sim bene. Adesso cerca Catherine. Cum cauto pe Catrin? La cerco sempre, Catherine. Dov'è Catherine? Io caut mereu pe Cater. Unde este?
È nella sua capanna. Este în coliba ei. Vai a trovarla. Du-te la ea. Ma non posso entrare. Dar nu pot intra. Perché no? De ce nu? È vietato, io non posso avere a che fare con lei. Este interzis. Eu nu trebuie să am nimic de a face cu ea. Adesso vai un po' più nel futuro. Acum mergi puțin în viitor. Guarda cosa ti stanno facendo per aver spiato lei. Privește ceea ce îți fac pentru că ai spionat-o. Vedi? Vezi? Cosa c'entra Catherine? Cosa c'è? Ce face Catrin? Questo l'ha ordinato suo padre. Acest lucru l'ha ordonat tatăl său. Perché suo padre sta a capo di questa struttura retta da queste regole abominevoli. Deoarece tatăl său este șeful acestei structuri cu niște reguli oribile. Cosa c'entra Catherine? Și care este vina lui Anche Catrin? lei è una vittima. Și ea este o victimă. Tu, Simona, vedi qualcosa? Bene. Simona, vezi ceva? No. Lasciami adesso con Catherine. Acum lasă-mă cu Catrin. Catherine. Sì. Ciao, sono Carlo. Buona, sono Calo. Ciao. Sono un amico di Andrei. Sunt un prieten al lui Andrei. Chi è Andrei? Cine è Andrei? Guarda cosa ha ordinato di fare su Andrei tuo padre. Iată ce a ordonat tatăl tău să-i facă lui Andrei. Cosa stava facendo? Perché gli stanno facendo questa cosa? Perché papà ha deciso questo? Și ce a făcut? De ce? De ce îi fac acest lucru? De ce tatăl meu a ordonat să-i facă așa ceva? Chiedilo mentalmente a tuo padre. Întreabă-l mental pe tatăl tău. Cosa ti dice? Ce-ți răspunde? Mi spiava. Mă spiona. Ah. E adesso guarda Andrei in quelle condizioni. Acum privește-l pe Andrei in acele condiții. È giusto secondo te? Este corect, după părerea ta? Non doveva farlo. Da, non trebuia să o facă. Invece tuo padre doveva ordinare la rimozione dell'occhio? În schimb, tatăl tău trebuia să ordone scoaterea ochiului său. Lui ti guardava perché è innamorato di te. El te privea pentru că era îndrăgostit de tine. Come ti Ma senti? lui. Come ti senti? Come te simți? Papà fa una vita molto difficile, non può essere debole. Papà non può essere debole, anche con me è molto duro. Tatăl meu are o viață foarte dificilă, face o viață foarte dificilă. Nu poate să arate, să fie slab, să arate slăbiciune. Și cu mine este foarte dur. Lo stai giustificando? Îl justifici? Questo significa che sei una sua vittima. Asta înseamnă că ești o victimă a lui. La vittima protegge sempre il proprio Carne padrone. rece. Victima își apără întotdeauna propriul călău. Adesso vai al momento della tua morte, Catherine. Acum mergi la momentul morții tale, Catrin. Quanti anni hai? Câți ani ai? 63. 63. Va bene. Quando muori, dove vai? Când mori, unde te duci? Sono molto triste, molto, molto triste, perché non
Non mi sento di essere mai stata amata. Sunt foarte, foarte tristă pentru că nu simt că am fost niciodată iubită. Adesso vai al momento in cui si decide la tua reincarnazione in Simona. Dove Acum mergi la momentul in care se decide de reîncarnarea ta ca Simona. sei? Unde ești? Adesso che me lo chiedi, mi rendo conto di essere rimasta come in una specie di limbo molto a lungo, come se non mi rendessi conto di cosa stesse accadendo. Acum că mă întrebi, îmi dau seama că am rămas undeva într-un spațiu enorm, foarte lung. Nici măcar nu-mi dau seama ce se întâmplă. Adesso In va il una... momento in cui si decide questa reincarnazione e ti spediscono sulla Terra. Acum mergi in momentul în care se decide reîncarnarea ta și te trimit pe pământ. Dove sei? Unde ești? Vedo un laboratorio, vedo un gruppo di soggetti che hanno una forma strana. Văd un laborator și în jurul meu sunt niște subiecți care au o formă foarte ciudată. E tu cosa ci fai in questo laboratorio? Și tu ce faci în acest laborator? Sai che non lo so. Știi că nu știu. Ti stanno facendo qualcosa? Îți fac ceva? Ah, io non sapevo nemmeno di essere lì, me ne accorgo adesso. Io nici măcar nu știam că sunt acolo, de-abia acum îmi dau seama. Va bene, lasciami con Angelo. Ok, lasciamo qua Angelo. Angelo, Sì. osserva cosa fanno, se fanno qualcosa, a Catherine e a Andrei in questo laboratorio. Observa tu dacă le fac ceva lui Catrin și Andrei in acest laborator. Sì, hanno inviato Andrei, l'hanno inviato da Catherine per nascere dentro di lei. Sì. Da, l'au trimis pe Andrei, să se nască prin intermediul ei. Lasciami con Tutto Catherine. organizzato. Tutto Este totul organizzato. organizzato. Catherine. Sì. Catherine, chiedi a Sì. questo essere perché ti sta inviando sulla Terra. Catrin, întreabă-l tu pe această ființă de ce te trimite pe pământ? Perché ti sta mandando. Guarda, guarda, c'è Andrei, lo vedi? Privește, privește, este Andrei, îl vezi? Andrei lo vedo adesso, è nel laboratorio anche lui, però non lo mandano giù adesso, mandano prima me. Da, pe Andrei il văd, este și el în laborator, dar nu îl trimit acum pe pământ. Mai întâi mă trimit pe mine. Osserva di sulla Terra nel futuro. Observă pe pământ in viitor. Dimmi se vedi anche Andrei nella tua vita di Simona. Observă dacă îl vezi și pe Andrei în viața ta ca Simona. Chi è? Sì. Come si chiama Andrei lì? Vabbè, te lo dico Vlad. io, si chiama Vlad. Dimmi chi è Vlad? Spune-mi cine este Vlad. È mio figlio. Fiul meu. Adesso Sì. chiedi a chi è. A chi, Io adesso non lo... chiedi, adesso chiedi a questo essere che ti ha mandato sulla terra perché ha voluto che Andrei, che è stato torturato per averti osservato, è tuo figlio. Acum întreabă această ființă care l-a trimis pe Andrei pe pământ și pe Andrei care l-a torturat, de ce l-a trimis pe pământ? È tornato lo stesso personaggio di prima, quindi Astor, e ha detto: voi la chiamereste terraformazione. S-a prezentat din nou același personaj de mai înainte, Astor, și mi-a răspuns că voi ați numi asta formare pentru Terra. Ok, osserva. Osserva Vlad, dimmi cosa porta con sé da quella vita di Andrei. Observă-l pe Vlad și spunem ce aduce cu el din acea viață, ca Andrei.
è come se avesse una bolla nera che lo accompagna. È ossessionato da me e allo stesso tempo è completamente fuori controllo. Are o confeldebul neagră care îl acompaniază este total obsesionat de mine și este în afara oricărui control. Adesso vai lì, e a osservare nel tuo corpo di Simone la tua vita. Merge osservă-ți în interiorul corpului tău ca Simona. Guarda tuo figlio. Privește-ți fiul. Guarda Vlad. Riveste-l pe Vlad. Dimmi perché è così violento con te? Spune-mi de ce e stato de violent cu tine. Perché ti dà la colpa? Și de ce te învinuiește? Dimmelo. Lui non mi vede come una mamma, lui vuole avermi come compagna. El nu mă vede ca pe o mamă, el mă dorește ca pe o iubită. Perché ti dà la colpa? Di De ce dă vina pe tine? cosa ti dà la colpa? De ce anume te învinuiește? Guardalo. Di essere stata troppo bella. Pentru că am fost foarte frumoasă, aceasta ar fi Perché è vina. violento? De ce e violent? Ha tanta rabbia, tanta rabbia, tanta rabbia. È tanta, tanta, tanta rabbia, infinita. Lui non è violento davvero perché se potesse esprimersi fino in fondo sarebbe un assassino. El are multă, multă, foarte multă furie, infinită. Iar dacă s-ar putea exprima, ar fi un asasin. Guarda tuo marito, Simone. Privește-ți soțul, Simona. Guarda il padre di Vlad. Privește-l pe tatălui Vlad. Dimmi se lo riconosci. Dimmi se esiste nella vita di Catherine. Spune-mi dacă îl recunoști, dacă există în viața lui Catrin. È collegato al padre. Este connettato con tatăl. Dimmi, chi è il Collegato al padre di padre. Vlad nella vita di Catherine? Spunem cine este tatălui Vlad în viața lui Catrin. È il papà di Catherine, è quello che ha ucciso Vlad, che ha torturato Vlad. Este tatălui Catrin, cel care l'ha torturat pe Vlad. Lasciami con lui. Papà Lasă-mă cu el. di Vlad. Tatălui Vlad. Guarda tuo Sì. figlio. Privește-ți Guarda tuo figlio. fiul. Perché è tanto arrabbiato? De ce è stato de furios? Perché è impazzito? De ce è innebunit? Guardalo. Privește. Adesso sto vedendo tutto con occhi diversi. Acum văd totul cu alți occhi. Ok, anche tu sei Simona una è vittima. mia. Simona è mia, non è sua. Sì, vabbè, boh. E noi siamo in competizione da sempre. Simona este a mea, nu este a lui, Minchia. iar noi suntem în competiție dintotdeauna. Domani finiamo. Mâine o să terminăm. Quindi vorresti che tuo figlio scomparisse? Așadar, tu ți-ai dorit ca fiul tău să dispară? No, certo che no. Nu, bineînțeles că nu. Tu vuoi che Vlad vada via da casa tua così puoi tenere per te Simona? Tu vrei ca Vlad să plece de acasă, ca să o ții doar pentru tine pe Simona? O vuoi tenere tuo figlio con te, a casa, con sua madre? Sau vrei să-l ții pe fiul tău acasă împreună cu mama lui? Questo è un dilemma.
perché vorrei tutte e due le cose, però sono stanco, sono tanto stanco. Aceasta este o dilemă pentru că aș vrea ambele lucruri, dar sunt foarte, foarte obosit. Ok, cambiamo strategia, se no non ne usciamo più. Acum vom schimba strategia, altfel nu mai putem să ieșim din aceste încurcături. Adesso? Preferirei che Adesso, Vlad andasse adesso. via. Aș prefera ca Vlad să plece. Sai? Qualcuno ti direbbe, qualcuno vi direbbe che tutto questo serve per la vostra evoluzione. Știi, alții v-ar spune că toate astea vă trebuie pentru evoluția voastră personală. Perché? Perché dovete imparare ad amarvi nonostante i conflitti. De ce? Deoarece trebuie să învățați să vă iubiți în pofida conflictelor. Perché solo attraverso la sofferenza arriva la comprensione e l'evoluzione. Pentru că doar prin intermediul suferinței ajungeți să înțelegeți și să evoluați. Minchiate! Toate prostii. Basta soffrire. Gata, ajunge cu suferința. Basta paure, basta rabbia. Bisogna Ajunge cu atâta frică și cu atâta furie. stare bene. Este necesar ca voi să vă simțiți să fiți bine. Anche da imperfetti. Chiar dacă sunteți Anche imperfetti, da poco evoluti. chiar dacă sunteți puțin evoluați, Non importa quanto evoluti siamo. nu are importanță cât de evoluați suntem. Basta essere felici. E Este suficient să fim fericiți. poi a te, chi ti ha detto che devi per forza evolvere? Iar ție, cine ti-a spus che trebuie neapărat să evoluezi? Chi ti ha detto che devi soffrire, che devi per forza fare questa strada? Cine ți-a zis că trebuie să suferi și că trebuie să faci neapărat acest parcurs? Adesso tu chiami a tua moglie e chiami a tuo figlio. Acum tu îți chemi soția și îți chemi fiul. E ce ne andiamo tutti e tre, anzi tutti e quattro, ce ne andiamo davanti a Astor. Iar acum vom merge toți patru împreună în fața lui Astor. Hai capito, padre di Vlad? Ai înțeles, tatăl al lui Vlad? Lui è l'artefice di tutta questa telenovela. El este cel care a făcut toată această telenovelă. Guarda la tua gelosia. Privește gelozia ta. Cosa ci fa lui con la tua gelosia? Ce face el cu gelozia ta? Guardalo. Privește. Sto vedendo una scena molto complessa dove ci siamo noi in questa vita, ma anche noi in quell'altra vita. E sto facendo veramente una grande confusione fra quello che è successo prima e quello che sta succedendo adesso. Mi si sta spaccando la testa vedendo tutto questo. Văd acum o scenă foarte complexă din viața pe care o trăim acum, care se împletește cu viața pe care am trăit-o atunci împreună și se creează o confuzie enormă și simt cum capul împleznește. Astor è l'artefice di tutto questo. Sì, Astor sì. este responsabil de toate astea. Cosa ci fa Astor Sì. con la tua gelosia? Guardalo. Ce face Astor cu gelozia ta? Privește-l. Sì, lo vedo, sta utilizzando le nostre emozioni negative, le sta Da, letteralmente producendo attraverso noi. il void folosește emoțiile noastre negative, le produce pentru noi. Cosa ci fa con la rabbia di Vlad? Ce face cu furia lui Vlad? Vedo le nostre emozioni negative che si diffondono nel mondo. Văd emoțiile noastre negative cum se împrăștie în lume. Allora, che facciamo? Facciamo ancora in modo che Astor si diverta con te, con tuo figlio e tua moglie? Și ce facem acum? Lăsăm ca pe Astor să se mai distreze cu soția și cu fiul tău în continuare? Sto sentendo la forza
che avevo quando ero un capo in quella Sim. vita. A cum simt acea forță pe care o simțeam, o aveam atunci în acea viață în care eram șef. Tu non eri un capo, Tu nu erai un șef. eri un uomo abominevole. Erai un om oribil. Bene, Sì, lasciami con in Simona. quella vita sì. Lasciamo con Simona. Da, Simona? hai dreptate, in acea viață da. Simona? Simona. Sì. Guarda, guarda cosa ha architettato Astor. Privește ce ha architettato Astor. Vuoi ancora continuare? Vuoi ancora che continui a giocare con te, con tuo figlio e tuo marito? Vrei ca încă să se mai joace cu fiul tău, cu tine și cu soțul tău? Nu. Hai visto cosa ha combinato? Hai văzut ce ha făcut? Hai visto come si sta divertendo con voi tre? Hai văzut cum se distrează cu voi trei? Lui sta giocando. El se joacă. E mentre gioca se la ride pure. Și când joacă, mai și râde. E voi tre a soffrire. Și voi trei suferiți. Perché dovete evolvere. Pentru che trebuie să evoluați. Lui lo fa per il vostro bene. El face asta pentru binele vostro. Voi siete peccatori. Voi sunteți păcătoși. Vuoi continuare così con questo gioco? Vrei să continui așa cu acest joc? Eh? No. Bene. Bene. Lasciami con No. Vlad. Bine, lasă-mă cu Vlad. Vlad. Eccomi. Vlad, guarda cosa ha combinato questo Astor. Iatami. Ho visto Uite, tutto. uite ce ha făcut acest Astor. Da, am văzut totul. Che facciamo? Facciamo ancora in modo che continui a giocare? Și ce facem? Facem în așa fel încât ca să-l lăsăm să continue? Ho preso per mano papà e mamma e li sento con me, uniti. Am luat de mână pe mama și pe tatăl meu și simt cum suntem uniți. E prova a proiettare questa scena nella vita di Andrei. Încearcă să proiecteze această scenă în viața Andrei. Uniti. Uniți. Con Catherine e con il capo. Cu Catherine și cu șeful. Non sarebbe stato molto più bello vivere così? Sì, Nu ar fi fost mult mai frumos să trăiți așa? Ba da. e allora cambiamo un po' le cose e mettiamo Astor al suo posto? Atunci schimbăm puțin lucrurile și îl punem pe Astor la locul lui. Da. Adesso noi ce ne torniamo indietro nel tempo. Bine, acum noi ne întoarcem în timp. Sai dove ce ne andiamo? Și știi unde mergem? Ce ne andiamo nel momento in cui si decide la tua reincarnazione in Andrei. Mergem in momentul in cui si decide reincarnarea ta ca E Andrei. andiamo pure nel momento in cui si decide la reincarnazione del capo della tribù. Și mergem și in momentul in cui si decide reincarnarea șefului de tribù. E ce ne andiamo pure nel momento in cui si decide la reincarnazione di Catherine. Și in momentul in care si decide reîncarnarea lui Catrin. Tutti e tre i tempi li uniamo in un tempo solo. Toate aceste trei timpuri le eliminăm într-unul singur. Adesso siete tutti e tre davanti a Astor o chi gli fa le veci. Acum sunteți toți trei în fața lui Astor. Sì, Da. sono due distinti e Va bene, non si importa. sono avvicendati, sono tutti e due presenti. Sunt două lucruri diferite care s-au apropiat. Non importa. Nu are importanza. Adesso tu, Catherine e il capo, dite a questa entità o a questi gestori della reincarnazione che non vi reincarnate. Anzi, sì, vi reincarnate, ma come dite voi? Acum tu, Catrin, și tu, șefule, îi spuneți acestor gestionatori ai reîncarnărilor că nu vă reîncarnați. De fapt, ba da, vă reîncarnați, dar cu condițiile voastre. Ok, dimmi cosa sta succedendo, rifiutatelo, tutte e tre, dimmi se sta rifiutando
Tua Si madre? stanno Dimmi se sta rifiutando staccando, tuo sì. padre. Spunem Sì. dacă ce se întâmplă? Spunem dacă refuză mama ta, tatăl tău? Spunem ce se întâmplă. Si stanno staccando dei, come se fossero dei tubi da noi, si stanno scollegando delle connessioni da noi. Da, se deconectează ca și cum ar fi niște conexiuni, niște tuburi de noi. Voi adesso andate a reincarnarvi insieme in un'altra vita dove siete felici, tutti e tre insieme. Voi veți merge acum și vă veți reîncarna într-o altă viață, toți trei, și veți fi fericiți. Anzi, la vita nella tribù la saltate direttamente. De fapt, viața aceea în tribù o eliminați, o Oh, săriți peste ea. quella non esiste più. Aceea nu mai există. Adesso vi È reincarnate stata risucchiata da direttamente, un adesso vi portale. reincarnate direttamente nella vita di Simona, Vlad e tu. Acum vă reîncarnați direct în viața ca Simona, Vlad și tatăl Non tău. c'è più rabbia, Nu mai există furie. non c'è più gelosia, Nu mai există gelozie. non c'è più paura, non Nu mai există frică. c'è più colpa. Nu mai există vinovăție. Quel progetto non esiste più. Siete Acel proiect nu mai există. tre esseri umani che formano una famiglia, punto, nient'altro. Sunteți trei ființe umane care formează o familie. Punct. Nimic Lasciami altceva. con Astor. Lasă-mă cu Astor. Astor. Hai rovinato tutto. Hai distrus totul. No, ancora non ho finito, eh. Aspetta, che ancora non ho terminato. C'è anche un premio per te. Suonava così Am și un premio bene. pentru tine. Era totul la fa de bine. Era totul la fa de Adesso tu bine. ti reincarnerai sulla Terra. Acum tu te vei reîncarna pe pământ. Ma andrai a essere un essere umano. Și te vei reîncarna într-o ființă umană. Guarda, sei già nel tunnel. Sei già nel tunnel. Privește, deja No! ești in tunnel. No, questo Nu, asta nu. no! Al mio 3 sei sulla terra, incarnato. La 3 ești pe pământ, Schifo! reîncarnat. Mi Ce fate schifo, che nu? schifo! Mi fate schifo! Mi fate vomitare! Mi scrivo di voi, mi viene se vomiti, è un microonde, Questo no! basta nu. Questo succede perché ancora i tre membri della famiglia sono collegati a te ancora. Asta se întâmplă deoarece cei trei membri ai familiei încă sunt conectați cu tine. Bello stare con loro, E frumos să stai cu ei, nu? no? Non volevi stare con loro? Nu vrei să stai cu ei? Eh? Loro hanno soltanto preso consapevolezza del loro potere che tu usavi contro loro. Ei doar au conștientizat puterea lor pe care tu o foloseai împotriva lor. Allora, vuoi stare ancora con loro? Deci vrei să mai stai încă cu ei? Magari ti faccio nascere con loro, così gli diamo un fratellino a Vlad. Poate te fac să te naști împreună cu ei, așa îi dai un frățior lui Vlad. Chissà Vlad come sarà contento di giocare con te. Cine știe cât de fericit va fi Vlad să se joace cu tine? Bene, adesso lasciami con Vlad. Bine, acum lasă-mă cu Vlad. Disconnetti Angelo? Deconectează-te, Angelo. Lasciami con Vlad. Lasă-mă cu Vlad. 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 Mi senti? M'auzi, Vlad? Vlad, non ti sento. Di ad Angelo di attivare il microfono, di fare qualcosa. Vlad, non te auzim. Vlad? No. Lasciami con Angelo. Lasciamo qua Angelo. Angelo, disconnetti? Angelo, disconnetti. Apri gli occhi e sistema le cuffie.
Angelo deconectează, deschide ochii și aranjează-ți căștile audio. Dai che abbiamo finito, Angelo. Disconnettile, riconnettile. Deconectează-le și reconectează-le. Oh, fino all'ultimo Astor deve rompere le Până in ultimo momento Astor trebuie să-și bage coada. Simona, cosa stai vedendo? Simona, tu ce vezi sau simți? No, non vado nemmeno a caso. Ok, cosa stai sentendo? Ce simți? Sunt multe sentimente care mă încearcă acum. Încerc să înțeleg, să procesez toate aceste informații. Simt furnicături în tot corpul. Ci sono tanti sentimenti che li sto provando in questo momento, sto cercando di capire e di processare tutto. In questo momento sento un formicolio in tutto il corpo. Ti richiamo, Angelo. Mi senti? Ok, Adesso sì, adesso sì. Chiudi gli occhi. perfetto. Bene, adesso io conto da 1 a 3 e tu mi rilasci di nuovo con Vlad. Ha come un numero della 1 la 3, e tu me lasci di nuovo con Vlad. Vlad. Bene, chiama tuo padre e tua madre di nuovo. Chiami di nuovo per mamma e per tatel tuo. Bene. Siamo insieme. Ok. Sentiamo prima. Adesso siete reincarnati direttamente nella vita di Simona, la vita tua di Vlad, la vita di tuo padre, però il fatto che siamo riusciti in qualche maniera a far reincarnare il nostro amico Astor significa che ancora potete usare il vostro potere su di lui. Ok, acum voi sunteți împreună în această viață, ca Simona, Vlad și tatăl tău. Iar faptul că nu am putut să-l facem să se reîncarneze pe Astor, înseamnă că voi aveți puterea asupra lui. Questo potrebbe sembrare una bella cosa, ma non lo è. Acest lucru ar putea însemna ceva frumos, minunat, dar nu Lui este așa. non deve esistere. El nu trebuie să Deve existe. essere distrutto. El trebuie să fie distrus. E lui deve volere non avere più a che fare con voi. Iar el trebuie să vrea să nu mai vrea să aibă de-a face cu voi. Adesso dovete eliminare tutti e tre. Qualsiasi permesso residuo rimasto nel vostro spazio che gli permette di esistere. Acum voi trei, toți trei, trebuie să eliminați toate permisiunile și cele reziduale rămase ca el să mai stea în spațiul vostru. Quindi adesso al mio tre, tutti e tre, rimuovete tutte le autorizzazioni che avete dato a questo Astor. Acum toți trei, la numărul trei, veți elimina toate permisiunile acordate vreodată acestui Astor. Adesso non andiamo a vedere il perché, magari il tuo padre per essere il capo della tribù, magari se tua madre per essere la figlia del capo, tu per qualche altra ragione, non importa, gliele togliamo. Nu are importanță de ce i-ați dat aceste permisiuni de a sta în sferele voastre. Poate că tatăl tău pentru a fi șeful tribului, poate că mama ta pentru că vroia să fie fica șefului de trib. Nu are nicio importanță. Adesso tu mi lasci un'altra volta con Astor e a tre cambiate questa, rimuovete tutte queste autorizzazioni. Acum mă lași din nou cu Astor, iar la trei anulați, retrageți toate aceste permisiuni date vreodată. Bene, al mio tre La 3. e mi lasci con Astor. La 3 mă lași cu Astor. Mi lasci con Astor e a tre lo distruggete, scusa. Și la 3 îl distrugeți. Astor. Ti stai reincarnando, sei nel tunnel. Astor, stai să te reîncarnezi, ești in tunel. Stai scivolando verso la terra. Aluneci spre terra.
e ti stai andando a reincarnare in una vita piena di sofferenze e dolori. Ci te vera incarnandro viazza plena de sofferenza ci durere. Hanno già mezzo ammazzato, ok. Già sa, este morti, è forte bene. Uno, due, sei? Desti. Hola? Ehi. Sono Angelo Ok. adesso. Ho proprio vissuto l'annullamento di Astor, Ok. completamente risucchiato insieme al laboratorio. T tutto è stato risucchiato in una specie di portale. Sunt Angelo acum și am văzut toată scena, l-am văzut pe Astor subt efectiv împreună cu laboratorul care nu mai există. Bene, Angelo, adesso osserva Vlad, osserva Simona e osserva il padre di Vlad. Come li vedi? Acum osservo pe Simona, pe Vlad și pe tatălui Vlad, cum îi vezi? Allora, ho visto come prima cosa il simbolo del DNA. Am văzut ca un prim lucru simbolul ADN-ului. Non ho visto qualcosa di preciso, ma mi è arrivata l'informazione che questo lavoro che abbiamo fatto, si è, riversato sul DNA di tutti e tre. Mi è venuto, nu am văzut efectiv precis totul, însă mi-a venit informația că tot ce am făcut noi a fost un lucru pe ADN-ul lor care s-a revărsat pe ADN-ul tuturor trei, celor trei. Bene, guarda adesso loro tre nel presente e nel futuro con queste nuove condizioni esoteriche. Acum privește-i pe toți trei în prezent și în viitor cu aceste noi condiții ezoterice. Come li vedi? Cum îi vezi? Ognuno ha ripreso il suo posto, quindi soprattutto Vlad, si è ricollocato nella posizione del figlio. Fiecare ci a luat locul lui în această viață, iar în special Vlad a luat locul său ca fiu. Bene, adesso disconnetti Angelo da tutto e da tutti, anche tu Simona. Acum deconectează-te, Angelo, de tot și de toate, și tu, Simona. Adesso il vostro corpo si sta risvegliando. Acum corpul vostru se trezește. Guarda ancora nel futuro, Angelo. Privește din nou în viitor, Angelo. Dimmi se vedi Vlad violento. Spune-mi dacă îl mai vezi pe Vlad, violent. No, non è violento, no, 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 Non. è Vai. tranquillo. Il vado liniștit. Dimmi se lo vedi come, diciamo, tra virgolette, impazzito. Spunem dacă îl mai vezi între ghilimele, spus așa, nebunit. Borderline. No, Borderline. lui è molto calmo, al contrario, è molto calmo. Nu, el este foarte calm, este chiar invers. Dimmi se lo vedi con il terrore di reincarnarsi. Spunem dacă îl mai vezi terorizat în a se reîncarna. No, è il contrario, no, assolutamente no. Nu, Assolutamente no. este totul invers. Beh, disconnetti da tutto e tutti. Foarte bine, acum deconectează-te de tot și de Il toate. corpo si sta risvegliando. Corpul tău se retrezește. Senti che i muscoli riprendono forza. Simți cum mușchii se umplu din nou cu forță. Senti il corpo leggero. Simți corpul ușor. Bello, leggero. Frumos și ușor. Ed una sensazione di benessere in tutto il corpo. Simți o senzație de bunăstare prin tot corpul. E ti senti bene. Și te simți bine. Sei felice. Ești fericit. Apri gli occhi. Deschide occhi.
Come Come stai, Angelo? te senti, Angelo? Ti rispondo fra un po'. Us respond peste puțin. Tu, Simona? Tu, Simona? Sento ok, mulțumesc frumos. Tutto bene, grazie. Mulțumesc din suflet. Angelo, mulțumesc. Grazie di cuore, Angelo. Mulțumesc, Calo, mulțumesc, Alina. Vi ringrazio a te, Calo e Alina. Con Prego. piacere. Wow. Adesso Simona, non avere fretta di vedere i risultati perché si devono metabolizzare. Acum să nu ai grabă să vezi rezultatele imediat, pentru că este o perioadă de metabolizare. E niente, poi se vuoi nel futuro ci fai sapere come ti va. Și nimic, pe viitor, dacă dorești să ne scrii cum merge. Să ne Desigur, anunți. desigur, desigur. Mulțumesc încă o dată. Certo, grazie di nuovo. Vuoi che si pubblichi la sessione? Dorești ca sessiunea să fie pubblicată? Da, in condizioni menzionate, con faccia accoperita. Sì, con le condizioni menzionate, con il viso coperto. Ok, chiudo la registrazione, ma tu rimani lì. Ciao. Anche in registrare, dar tu mai rămâi cu noi. Ciao a Pa! tutti. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado. O si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica? ¿Qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo, ¿eh? En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No, significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico. Pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso,
donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones, ya no tengo problema, ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien, porque aprendiendo a través de la parte racional, esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado, esta vez también. Un saludo. Ciao. E benvenuti a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo del fenomeno della distruzione dell'entità in ambiente ipnotico. Ho visto e continuo a vedere operatori che lavorano agendo sull'entità, aggredendole, distruggendole. E in realtà esse sì, vengono distrutte, spariscono. E sì, pensano di aver risolto il problema, pensano di aver distrutto quell'entità che stava creando dei problemi e vanno avanti così. In realtà questo video lo registro proprio per dire che non è così, non si è risolto il problema e non si è distrutto assolutamente nessuno o niente. Tutto si modifica. La distruzione è una trasmutazione, una modificazione, una trasformazione. Un essere umano muore. Non muore l'essere umano, muore il suo corpo fisico. L'essere umano sta trasmutando, sta trapassando da una dimensione, la cosiddetta dimensione fisica, qualcuno la chiama la terza dimensione, o seconda o prima, dipendendo dai punti di vista. Se dal minerale, dal vegetale, dall'animale o dall'essere umano, comunque la dimensione fisica, e lì si muore, ma continua ad esistere in altre dimensioni. Può vivere anche in questa dimensione, interagire in qualche maniera con questa dimensione fisica, ma da un'altra prospettiva, da un'altra frequenza, da un'altra dimensione o da un'altra densità. Niente si distrugge. Tutto si modifica, tutto trasmuta. Cosa succede quindi quando si distrugge un'entità in ipnosi? Succede che l'entità trasmuta. L'entità esce fuori da quell'ambiente ipnotico. Attenzione, esce fuori dallo spazio energetico della persona che sta effettuando il lavoro, diciamo dell'interferito. Chiamiamolo così. Sì, noi siamo esseri, noi siamo una coscienza, noi siamo una volontà. Chiamiamo con diverse parole la stessa cosa, in funzione di quello che vogliamo dire, di quello che vogliamo spiegare. Possiamo chiamarci volontà, possiamo chiamarci coscienza, possiamo chiamarci esseri umani, possiamo chiamarci calogero. Stiamo parlando sempre della stessa cosa. La volontà di un soggetto non è qualcosa di esterno, non è qualcosa che c'è o non c'è, ci può essere, non è qualcosa di esterno. È qualcosa neanche di interno, perché di interno potrebbe significare qualcosa, una terza cosa che esiste all'interno di un'altra cosa o di qualcun altro. No, è la stessa identica cosa, è l'essenza. Siamo noi. La nostra volontà siamo noi stessi. E noi abbiamo pieno potere in noi stessi, nel nostro spazio energetico. Qualsiasi cosa si muova, qualsiasi cosa succeda nel nostro spazio energetico o sfera energetica, succede per nostra esclusiva volontà. Vige solo ed esclusivamente la nostra volontà. Noi possiamo distruggere nella nostra sfera energetica qualsiasi cosa, cioè farla uscire fuori, non permettergli più di stare dentro. Però
Però questa entità o questa qualcosa, questo qualcos'altro esce fuori dal nostro spazio energetico e continua ad esistere in altre dimensioni. Tutti siamo esseri multidimensionali, tutti. Solamente non c'è più il permesso di esistere in questa sfera energetica personale. Perché il problema non si risolve? Si può risolvere, ma può non risolversi. Ho sentito dire, Calo collabora con queste entità cattive, ha un patto con queste entità cattive, un patto di non belligeranza, un patto di non attacco, di non aggressione. Lui le lascia libere. Sì, in un certo senso libera la persona interessata, gli apre questi portali, vanno via, ma continuano ad esistere. Continuano a fare quello che devono fare, continuano a dare fastidio ad altre persone. Perché non le distrugge? Perché non le elimina? Questa risposta o questa affermazione è indice di mancanza di consapevolezza e quindi di vulnerabilità all'interferenza esoterica. Decisamente. Chi la pensa in questa maniera è, per forza di cose, un interferito. Perché? Perché sta permettendo a questa entità di esistere o di interferire con lui stesso, con lei stessa, con la persona stessa. In realtà, quando si distrugge qualcosa, la si sta facendo uscire dallo spazio, dallo spazio energetico. Quando qualcosa si lascia andare via per un portale, la si sta facendo uscire dallo spazio energetico. È la stessa cosa, sono modalità diverse, ma è la stessa cosa. Quindi si può distruggere? Certo, io non dico di no, assolutamente, anzi lo faccio spesso in sessione, dipendendo dalla situazione. Ma è la prospettiva con cui si usa questa distruzione che cambia e che quindi può o non dare un risultato. Chi pensa che distruggere sia la risoluzione del problema sbaglia di grosso, anzi, si tiene il problema. Primo, perché sta dando la responsabilità del problema all'altro, a una cosa esterna, e quindi la deve distruggere. Mentre non ha capito che se quella cosa lì o quel coso lì, quel qualcuno lì stava interferendo nel suo spazio energetico è perché lui, a causa della sua unica volontà che vige nel suo spazio energetico, gliel'ha permesso. Che non si ricordi o che per qualche motivo non lo creda o non lo pensi è un altro discorso, ma la volontà è la sua. E lo vediamo ogni giorno in sessione, che solo attraverso la volontà della persona interessata, dell'interferito, si risolve il problema. Dando la responsabilità del danno a un altro significa non aver capito questo. E quindi si è costretti, diciamo così, a essere interferiti perché crediamo che è la volontà dell'altro che ci può creare un danno. Non siamo coscienti della nostra volontà, gli altri quindi possono manipolarla. Secondo, pensare di distruggere in questa maniera e annullare completamente qualsiasi problema a se stessi e agli altri è indice di mancata consapevolezza, di bassa consapevolezza. Perché si pensa che il nostro potere sia assoluto. Sì, lo è, solo nella nostra essenza, nella nostra sfera energetica, non in altri posti. E se no, chiaro, anche gli altri potrebbero fare con noi quello che vogliono senza bisogno di chiederci il permesso, senza tener conto della nostra volontà, perché tanto sono onnipotenti anche nelle sfere energetiche, nelle essenze, nelle coscienze degli altri. Non è così. Distruggere significa farlo solo nel tuo spazio energetico, che tu qualcuno non lo veda più perché l'hai distrutto e perché non lo vedi più all'interno di te stesso, ma continua ad esistere come essere immortale e multidimensionale cui siamo tutti. Quindi manca di questa conoscenza esoterica fondamentale per capirne i meccanismi basici ed evitare l'interferenza. Per questo siamo interferiti, perché ci mancano queste nozioni e perché le vediamo, vediamo la situazione in questi termini e tanti operatori lavorano e operano su questi termini. Neanche loro hanno questo grado di consapevolezza che
che può portare alla risoluzione, a dare lo strumento per la risoluzione del problema realmente. Stanno agendo completamente in maniera sbagliata, magari in buona fede sicuramente, però lo strumento non è corretto. Lo strumento della distruzione funziona solo quando se ne è capito il meccanismo. Tra l'altro, questo distruggere, nel caso di un inconsapevole, è mosso sempre da un'azione alimentata dalla rabbia o dalla paura, è un metodo di difendersi. Quindi si utilizza in ambienti di basse vibrazioni, che non fanno altro che appoggiare un sistema di interferenze, perché le condizioni sono fertili per questo tipo di relazioni interferente-interferito. Quindi abbiamo uno stato emozionale che lo promuove e che deve essere cambiato. Abbiamo un livello di consapevolezza che non ci permette di comprendere cosa realmente sta succedendo e quindi diamo la responsabilità dell'interferenza all'interferente, perché non si è capito ancora che il processo è assolutamente volontario, perché siamo esseri onnipotenti. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces, ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué hace sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad persona, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada. Pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él. Y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de esos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades,
Podemos llamarla contaminación objetiva, o sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa, la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva? ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de la sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo, el concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando, tu vida te forja, tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja, una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione in ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche a tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Perché
Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice. Il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande? Quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano. Eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché? Queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile. Scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi, se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà,
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti, su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche. E l'informazione si usa in un'altra maniera, a un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.